Grazie. Sì, allora adesso cedo la parola alla dottoressa Irene Sbrilli, che ci appunto illustrerà il Vecchietta nella loro zona e ci quindi proietterà, ci invoglierà ad andare a visitare appunto le opere che il Vecchietta ha realizzato da loro. Grazie. Buonasera a tutti. Sì, parlo con il microfono. Sì. E ringrazio per l'accoglienza, l'ospitalità, ringrazio l'amministrazione comunale di Castiglione Lona a nome mio e a nome dell'associazione di cui faccio parte, perché sono una storica dell'arte, appunto come è stato detto, ma insieme alla mia collega Valentina Pierguidi, che è la mia accompagnatrice, che è qua davanti a noi, gestiamo i musei comunali di Castiglione d'Orcia. E quindi appunto per questo futuro gemellaggio c'è stato un contatto con l'assessore Cristina Canziani proprio per il legame con il Vecchietta. Ringrazio il sindaco, appunto, che non può essere presente, ringrazio Andrea Prina per la logistica, gentilissimo, e ringrazio anche per la bellissima visita guidata che abbiamo fatto poco fa, Dario Coretti, perché ci ha illustrato appunto i tesori insieme all'assessore. E questa è un'occasione unica per noi per poter parlare del Vecchietta, che voi conoscete già, in terra di Siena, in Val d'Orcia in particolare. Siamo a Castiglione d'Orcia, uno dei cinque borghi della valle che prende il nome dal fiume Orcia, sito UNESCO dal 2004, e in queste terre il Vecchietta ha lavorato dopo l'esperienza castiglionese. È buffo perché anche noi ci chiamiamo castiglionesi come voi, quindi abbiamo, diciamo, delle affinità non indifferenti, oltre al nome appunto Castiglione. E parlerò del nostro borgo di Castiglione d'Orcia e anche di un borgo vicino che ha ulteriori affinità con Castiglione Lona, Pienza, in quanto borgo realizzato su volontà di Pio II come città ideale, e Castiglione Lona appunto altra città ideale di 30 anni precedente alla città di Pienza, però appunto le affinità anche per le figure che hanno frequentato le nostre terre con i personaggi che nel Rinascimento hanno frequentato Castiglione Lona sono numerose, quindi siamo veramente vicini pur lontani nella distanza. La Val d'Orcia oggi è un territorio ad alta vocazione turistica, poi lascerò la parola a Claudio Galletti, il nostro sindaco, che ne parlerà, è ricchissimo di emergenze artistiche e architettoniche, particolarmente del periodo medievale e moderno. Quindi, affrontando l'argomento Vecchietta in Val d'Orcia, faremo anche una panoramica, un viaggio virtuale attraverso delle immagini per conoscere il nostro territorio, con la speranza appunto che siate invogliati a venirlo a visitare. Arriviamo subito a Castiglione d'Orcia. Questo è il centro del nostro borgo, la piazza Vecchietta, la piazza che porta il nome del pittore Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta, che per un errore di trascrizione da parte di Gaetano Milanesi, trascrittore del Vasari nel corso del XIX secolo, nel 1200, fu creduto per lungo tempo che fosse nato appunto a Castiglione d'Orcia. A noi piace ricordare che il Vecchietta sia nato veramente a Castiglione d'Orcia e ancora oggi questa tradizione orale si mantiene, ma nel 1970 Carlo Del Bravo, noto storico dell'arte del secondo Novecento, ha smentito attraverso dei documenti recuperati negli archivi senesi la nascita a Siena e il battesimo l'11 di agosto del 1410, quindi sappiamo per certo oggi che Lorenzo Di Pietro fu un pittore senese di nascita, sappiamo anche che il nome Lorenzo è legato alla data di nascita, l'11 di agosto, come ancora oggi è frequente intitolare, appunto dare i nomi in base al santo del giorno, non è noto invece il soprannome di Vecchietta, perché appunto ci sono varie ipotesi in merito a questo. La tradizione orale però appunto si è mantenuta ancora a Castiglione d'Orcia.
Francia. E, benché però privato della sua patria d'elezione, il legame con Castiglione d'Orcia è dato dalla presenza di un'opera all'interno della nostra sala d'arte. Questa è l'occasione per presentare anche i nostri musei. Noi gestiamo le due strutture museali del paese, la sala d'arte San Giovanni, che qui mostro in foto, e la torre di Tentennano, la roccaforte sulla cima del Cucuzzo, nel paese adiacente a Castiglione d'Orcia, Rocca d'Orcia, che poi vedrete nelle immagini che scorreranno in seguito nella presentazione del sindaco. All'interno della nostra sala d'arte dovete immaginarla come uno scrigno, un piccolo scrigno, sala ad aula unica, una chiesa sconsacrata, nata nel 500 per ospitare una confraternita di misericordia, che oggi ospita appunto i nostri tesori, che sono le opere d'arte provenienti dai due paesi di Castiglione d'Orcia e del borgo adiacente Rocca d'Orcia, che per motivi di conservazione e anche di valorizzazione sono oggi ricoverate all'interno del nostro museo. Questa immagine mostra tutto il museo, quindi capite il motivo per cui la chiamiamo sala d'arte, è un'unica stanza. La preziosità è data da una serie di 5 dipinti su tavola che sono collocati nella parete di sinistra del nostro museo, qui li intravedete. Sono 5 Madonne con Bambino, tra cui la penultima, poi la mostrerò in immagini più grandi, è proprio di Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta. Attraverso la carrellata di tavole con Madonna e Bambino si può affrontare un po' un excursus storico-artistico sull'arte senese dal 300 al 400. Infatti le prime tre opere sono di pittura senese del primo 300, attribuite alla bottega di Pietro Lorenzetti, di un pittore allievo di Duccio di Buoninsegna, e dell'entourage di Simone Martini. Quindi capisco, ecco, l'essere diciamo fuori dalla Toscana, però sono nomi altisonanti anche per chi non si occupa di storia dell'arte. Le seconde due opere invece, collocate una a fianco all'altra, raccontano la vicenda storico-artistica senese del 400. Siamo alla metà del 400 e abbiamo il Vecchietta a fianco a Giovanni Di Paolo, due pittori pressoché coetanei, e le due opere praticamente contemporanee secondo le attribuzioni e gli studi, ma concepite con degli ideali diversi, anche con delle culture diverse, pittori che sono nati nella stessa città e che hanno frequentato inizialmente lo stesso ambiente, ma Vecchietta, quindi lo vediamo alla destra, non so se riuscite a leggere le didascalie da fondo, Lorenzo Di Pietro, detto in Vecchietta, dicevo, ha una formazione che nasce come senese, secondo gli studi da Roberto Longhi in poi, e poi dopo si trasforma con un'esperienza fiorentina maturata proprio qui dove ci troviamo noi oggi, a Castiglione Luna. Quindi ritorna in terra senese e partecipa alle vicende artistiche della Val d'Orcia e quindi anche del nostro borgo, con questo bagaglio culturale importante, dopo aver conosciuto Masaccio a Firenze, Masolino da Panicale a Firenze, poi seguito proprio qua, e anche suggestionato dalle attività degli scultori che nel primo 400 stavano iniziando a dare una sferzata in senso rinascimentale dell'arte, primo tra tutti Donatello. E infatti il Vecchietta si può considerare veramente come un artista in senso umanistico del termine, riesce a recepire le esperienze più importanti degli ambienti che frequenta e si fa anche come mediatore, perché porta con sé comunque una cultura del passato. Dovete sapere che nella pittura senese del primo 400 la tradizione antica, la tradizione medievale era ancora molto viva, per questo tanti sono gli artisti conservatori nel Rinascimento senese rispetto alla vicina città di Firenze, invece, dove la svolta rinascimentale è molto importante e diciamo anche veloce dagli anni 10-20 del 400. A Siena
piace fare ancora opere alla maniera antica, alla maniera del primo 300, essendo stati così grandi e unici gli artisti del primo 300 che ho già citato, Lorenzetti, Simone Martini, Duccio di Buoninsegna, che c'è questo conservatorismo importante che ce lo portiamo dietro per oltre un secolo. E ancora oggi in terra di Siena le opere d'arte hanno questo gusto un po' retro, pur essendo realizzate nel Rinascimento addirittura.